La lettera è effettivamente una delle cose più interessanti che oggi troviamo sui giornali ed è, a mio avviso, almeno la chiave di lettura che provo a dare io è questa, è una sorta di riparazione anche a quelle immagini e anche forse ai toni della manifestazione di ieri. Ci sono due aspetti, mi pare evidente che dopo ieri, la cosa era già piuttosto nota, ma insomma ieri è stata ancora più rimarcata, noi abbiamo sostanzialmente tre destre. Abbiamo da una parte la destra ultrapopulista, chiamiamola così anche se poi le definizioni sono sempre complicate, quella del cosiddetto generale Pappalardo, del popolo dei Novax, degli ultra arrabbiati per usare un eufemismo. Dall'altra abbiamo la destra trazione sovranista di Salvini e Meloni con un derby interno anche di leadership sempre più evidente. E dall'altra abbiamo il centrodestra di Forza Italia saldamente ancorato nella tradizione del Partito Popolare Europeo che in qualche modo cerca di smarcarsi rispetto anche non solo ai toni e alle modalità della manifestazione di ieri. Cioè, il problema di ieri non è però soltanto Tajani questa. C'era ieri, l'abbiamo visto. Tajani c'era e se noi diciamo dovessimo improvvisamente leggere solo quello che dice oggi Berlusconi diremmo di che cosa stiamo parlando. Hai fatto giustamente vedere le immagini di ieri e quindi è evidente che anche dentro Forza Italia c'è un dibattito molto forte tra il fondatore e una parte del partito. Ma la notizia più interessante secondo me la dà Berlusconi in questa bella lettera che manda oggi al Corriere della Sera, in cui dice delle cose molto chiare. Parla di dialogo costruttivo, il paese deve essere unito e fa riferimento alla fine della guerra, quando ci fu dal 46 in poi la cosiddetta ricostruzione del paese, dicendo noi siamo all'opposizione e ci rimaniamo, ma l'idea di costruire insieme un percorso comune è quello che scrive in questa lettera. Ma dice di più, dice che lui ha una cosa che già sapevamo ma che qui conferma, lo cito testualmente: dobbiamo utilizzare al meglio le risorse che l'Europa ci permette di utilizzare, come il Recovery Fund, il MES, per le quali mi sono battuto personalmente con i colleghi leader del Partito Quindi Popolare Europeo. Quindi rivendica un ruolo. No, ma rivendica addirittura di esserci lui dietro questa operazione, che è una cosa interessantissima. Già sapevamo perché l'aveva già perché detto che già andava detto utilizzato. Anche Tajani in questo senso erano quindi sempre dalla parte del MES. Sono andiamo due modi diversi. Allora, con questa